Il tonno, un pesce molto amato, è sempre più associato alla contaminazione da mercurio. Questo metallo pesante, invisibile e inodore, si accumula nei tessuti dei pesci, rendendo il consumo di tonno un argomento di crescente preoccupazione. Studi recenti rivelano livelli nocivi di mercurio nelle specie di tonno più grandi e longeve. Questi studi, condotti da esperti in tutto il mondo, mostrano come il mercurio possa raggiungere concentrazioni pericolose, soprattutto nei pesci che vivono più a lungo e che si trovano più in alto nella catena alimentare. Sebbene il tonno offra nutrienti come gli acidi grassi omega-3 e le proteine, la presenza di mercurio, una potente neurotossina, è preoccupante. Gli omega-3 sono essenziali per la salute del cuore e del cervello, ma il rischio di esposizione al mercurio non può essere ignorato. La contaminazione da mercurio negli oceani è in aumento e il tonno, trovandosi in cima alla catena alimentare, ne accumula quantità significative. Questo fenomeno, noto come biomagnificazione, fa sì che i livelli di mercurio aumentino ad ogni passo della catena alimentare. Questa biomagnificazione rappresenta una minaccia diretta per la salute umana, soprattutto per i consumatori abituali di tonno. Le famiglie che consumano tonno regolarmente potrebbero essere esposte a livelli di mercurio che superano le soglie di sicurezza. Le implicazioni per la salute dell'esposizione al mercurio vanno dai problemi neurologici a quelli cardiovascolari. I sintomi possono includere difficoltà cognitive, problemi di memoria e, in casi estremi, danni permanenti al sistema nervoso. Una maggiore consapevolezza e scelte informate sono fondamentali per godere dei benefici del tonno e allo stesso tempo salvaguardare la salute. Consultare fonti affidabili e seguire le raccomandazioni dei professionisti della salute può aiutare a ridurre i rischi associati al consumo di tonno contaminato. La contaminazione da mercurio nei nostri oceani deriva sia da fonti naturali che da attività umane. Le fonti naturali includono eruzioni vulcaniche e l'erosione delle rocce. Tuttavia, le emissioni industriali, in particolare quelle delle centrali elettriche a carbone, sono le principali responsabili. Quando il carbone viene bruciato, il mercurio viene rilasciato nell'aria e alla fine si deposita negli oceani. Anche altri processi industriali, come l'attività mineraria, contribuiscono in modo significativo. In acqua, il mercurio si trasforma in metilmercurio, una forma altamente tossica che si accumula nella vita marina. Questo inquinamento pervasivo colpisce gli oceani di tutto il mondo, interessando anche gli ecosistemi marini più remoti. Il metilmercurio nell'ambiente marino rappresenta una minaccia significativa per la catena alimentare, in particolare per i predatori apicali come il tonno. Il bioaccumulo si verifica quando gli organismi assorbono i contaminanti più velocemente di quanto riescano a eliminarli. Man mano che gli organismi più piccoli assorbono il metilmercurio, questo si accumula nei loro tessuti e viene trasmesso lungo la catena alimentare. Il tonno, essendo un predatore longevo, accumula quantità significative di metilmercurio. Le specie di tonno più grandi e più vecchie presentano livelli di mercurio più elevati, il che rende la contaminazione da mercurio nel tonno un serio problema per la salute. Il viaggio del mercurio dagli oceani ai nostri piatti prevede varie fasi di lavorazione del tonno. Il processo di inscatolamento può influenzare la concentrazione finale di mercurio nel prodotto. Il tonno in scatola chiaro, spesso ottenuto da tonno striato più piccolo, tende ad avere livelli di mercurio inferiori rispetto al tonno bianco in scatola. Anche il liquido in cui viene inscatolato il tonno può contenere mercurio. I consumatori dovrebbero essere consapevoli di questi fattori e fare scelte informate in base al tipo di tonno e al potenziale contenuto di mercurio.
Il metilmercurio è una potente neurotossina che comporta rischi significativi per la salute. È particolarmente dannoso per il sistema nervoso in via di sviluppo, il che rende le donne incinte e i bambini piccoli particolarmente vulnerabili. Negli adulti, l'avvelenamento da mercurio può causare deterioramento cognitivo, perdita di memoria, tremori e problemi di coordinazione. Gli effetti sono più preoccupanti per i feti e i bambini piccoli, che sono altamente sensibili agli effetti tossici del mercurio. Le donne incinte e i bambini piccoli sono particolarmente sensibili agli effetti nocivi del mercurio. Questo metallo pesante può attraversare la placenta e raggiungere il feto, causando potenziali danni. Il cervello e il sistema nervoso in via di sviluppo di un feto sono estremamente vulnerabili. Durante la gravidanza, il mercurio può interferire con la formazione delle cellule cerebrali e delle connessioni neuronali. Anche piccole quantità di mercurio possono interferire con lo sviluppo del cervello, con conseguenze permanenti. Gli scienziati continuano a studiare l'impatto del mercurio per comprendere meglio i rischi associati. L'esposizione durante la gravidanza è collegata a deficit cognitivi, difficoltà di apprendimento e disturbi dell'attenzione. Questi problemi possono manifestarsi durante l'infanzia e persistere nell'età adulta. Anche ritardi nello sviluppo delle capacità motorie, disturbi del linguaggio e della parola e problemi comportamentali sono motivo di preoccupazione. I bambini esposti al mercurio possono necessitare di interventi terapeutici a lungo termine. I bambini piccoli hanno maggiori probabilità di subire ritardi nello sviluppo e problemi neurologici a causa di livelli di esposizione più bassi. È essenziale monitorare attentamente la loro crescita e sviluppo. Le donne incinte e quelle che allattano dovrebbero scegliere opzioni di pesce a basso contenuto di mercurio. Alcuni pesci, come il salmone e le sardine, sono generalmente considerati sicuri e possono essere consumati con moderazione. Riconoscendo i rischi per la salute, gli organismi di regolamentazione come la FDA e l'EPA hanno stabilito standard di sicurezza per i livelli di mercurio nel pesce. Il limite della FDA è di una parte per milione di mercurio per il pesce venduto commercialmente. Tuttavia, vi è un dibattito sull'adeguatezza di questi standard. Alcuni sostengono che i limiti attuali non siano abbastanza rigorosi per proteggere le popolazioni vulnerabili. Si battono per limiti inferiori, soprattutto per le specie ittiche con livelli di mercurio più elevati. Il dibattito si basa su diverse interpretazioni dei dati scientifici e dei livelli di rischio accettabili. Le organizzazioni sanitarie offrono raccomandazioni per aiutare i consumatori a ridurre al minimo i rischi del mercurio. Scegliete varietà di tonno a basso contenuto di mercurio come il tonno chiaro in scatola. Limitate il consumo di tonno. Gli adulti non dovrebbero consumare più di 100 grammi di tonno bianco in scatola a settimana. Il consumo dei bambini dovrebbe essere ancora inferiore. Inserite nella vostra dieta altri tipi di pesce a basso contenuto di mercurio, come il salmone e le sardine. Prendete in considerazione fonti vegetali di acidi grassi omega-3, come i semi di lino e le noci. Affrontare la contaminazione da mercurio nel tonno richiede un approccio multiforme. Questo significa che dobbiamo considerare vari aspetti, dalla produzione alla distribuzione, fino al consumo finale. Ogni fase del processo deve essere monitorata attentamente per garantire la sicurezza alimentare. I governi devono ridurre le emissioni di mercurio provenienti da fonti industriali e promuovere un'energia più pulita. Investire in tecnologie rinnovabili come l'energia solare e eolica non solo riduce l'inquinamento, ma crea anche nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico sostenibile.
L'industria della pesca dovrebbe adottare pratiche sostenibili e ridurre al minimo la contaminazione da mercurio. Questo include l'uso di attrezzature ecocompatibili e la gestione responsabile delle risorse marine per preservare gli ecosistemi oceanici. Un'etichettatura accurata dei livelli di mercurio e la promozione di specie a basso contenuto di mercurio sono essenziali. Le etichette devono essere chiare e facilmente comprensibili per aiutare i consumatori a fare scelte informate. I consumatori possono fare scelte informate selezionando opzioni a basso contenuto di mercurio e limitandone il consumo. Educare il pubblico sui rischi del mercurio e sulle alternative più sicure è fondamentale per la salute pubblica. Lavorando insieme, possiamo mitigare i rischi e garantire la sostenibilità dei nostri prodotti ittici. Le comunità locali, le organizzazioni non governative e i governi devono collaborare per proteggere i nostri oceani. Proteggere la nostra salute e i nostri oceani richiede uno sforzo collettivo e una collaborazione internazionale. Solo attraverso un impegno globale possiamo affrontare efficacemente la contaminazione da mercurio e garantire un futuro sano e sostenibile.